Attraverso questo bando, augurandoci che venga accolto a livello nazionale, noi speriamo di arrivare ad ottenere quello a cui da tanti anni ambiamo, e cioè la riqualificazione delle case di riposo che dovrebbero ospitare gli uffici comunali, la riqualificazione delle CES Mensa, dove dovrebbero arrivare gli ingegneri e gli architetti che gestiranno anche l'Urban Center. Arriverà soprattutto l'apertura dell'ex mensa, che verrà destinata in un secondo momento a varie associazioni di giovani per la gestione, e arriverà ad avere tutta una zona che sarà finalmente.